Allora, il Focus 3 è incentrato nell'utilizzo dei sensori a bordo delle varie piattaforme di rilievo. Quindi poco fa abbiamo visto, prima della pausa, quali sensori si possono utilizzare per raccogliere dati geografici sul territorio. Ora vediamo su quali piattaforme e sistemi di rilevamento questi sensori possono essere utilizzati. Omnigis usa quotidianamente queste piattaforme di rilievo. Un sistema mobile mapping system, denominato Giotto, che abbiamo visto prima, può utilizzare una piattaforma portatile denominata Icaro, che è una miniaturizzazione del sistema di mobile map system. Un'area mobile a pilotaggio a controllo remoto, che si chiama Air Vision, perché è prodotto dalla nostra società partner in Unisky, e socia di Unisky. E quindi diciamo che qui andiamo adesso a vedere nel dettaglio come sono fatti questi, come sono realizzate queste piattaforme, che tipo di dati raccolgono e come questi dati vengono utilizzati poi in ambiente GIS. I Mobile Map System sono degli strumenti strategici, sono anche chiamati veicoli ad alto rendimento, che si occupano di raccogliere dati della piattaforma e della rete stradale. L'uso di questi dati viene inserito nell'ambito di catasto strade o comunque in ambito di sistemi di global service che prevedono appunto la conoscenza e la manutenzione delle infrastrutture, sia appunto a livello di gestione che a livello di sicurezza. L'esigenza nasce a seguito del decreto ministeriale sul catasto strade del giugno del 2001 e appunto nell'ambito di servizi Global Service per la manutenzione. L'esigenza era quella di conoscere come è fatta una strada nella geometria e negli elementi che la costituiscono, quindi tutte le opere che sono a bordo strada e sulla strada stessa, per avere appunto poi una conoscenza esatta di come è fatta la strada e per poterla poi gestire anche in termini di costi di manutenzione e di produttività superiori rispetto a tecniche di rilievo tradizionali. Giotto è un acronimo che sta per GPS, IMU, odometro e telecamera, trasportati per, e ottimizzati, fatti per, e ottimizzati per il trasporto su un veicolo terrestre. Il sistema si integra poi con un secondo sistema che si chiama Easy 3D Survey, che prevede appunto l'utilizzo all'interno della stessa piattaforma, oltre che di sensori standard, anche di laser scanner, utilizzati in modalità cinematica o con tecniche di rilievo stop and go, come dicevamo prima, cioè si arriva con il mezzo, si fa una scansione su un punto prestabilito, si riparte e poi ci si riferma ancora sul punto successivo. Il tutto è ottimizzato per produrre più dati possibili nel più breve tempo possibile. Il videorilievo come si svolge? Si svolge percorrendo la rete stradale, urbana e extraurbana, in genere in tutti e due i sensi di percorrenza. Quindi se si tratta di una strada a carreggiata singola, a doppia corsia, una per ogni senso di marcia, noi percorriamo entrambe le corsie perché, nonostante abbiamo delle telecamere che puntino verso la parte posteriore del veicolo, spesso alcune informazioni poste nell'altra corsia possono essere rilevate soltanto percorrendo quella corsia stessa. Le camere che sono montate a bordo, come dicevamo prima, sono tre camere frontali, di cui una posta lungo l'asse di avanzamento del mezzo e due inclinate. Tutto questo consente di avere una sovrapposizione dei fotogrammi del 30%, che è la condizione per avere appunto poi dei supporti da utilizzare con tecniche di fotogrammetria. Poi ci sono due camere laterali, che sono poste a 90 gradi rispetto al senso di marcia, al senso di avanzamento del veicolo, o a 120 gradi, cioè che guardano la parte posteriore del veicolo. In questo modo riusciamo anche, in qualche caso dove la carreggiata non è particolarmente larga, a
a fare un unico passaggio, quindi evitiamo di fare il secondo passaggio. Poi sul tetto del veicolo viene installata una camera centrale che ha delle caratteristiche diverse rispetto alle altre 5, che è posta a 45 gradi rispetto al senso di marcia, e poi vedremo come viene utilizzata questa camera e come nell'ambito di uno dei due progetti che presentiamo, ovvero quello di Monopoli, è stata utilizzata questa camera per rilevare la numerazione civica esterna, quindi la telecamera cercava di puntare i civici, le targhette dei civici poste vicino ad ogni ingresso di ogni edificio. Le camere frontali appunto sono calibrate per far sì che le immagini che vengono raccolte possano essere utilizzate con tecniche di fotogrammetria e in questo modo gli oggetti visibili dai fotogrammi possono essere misurati e geolocalizzati. In che cosa consiste la calibrazione? Velocemente, la calibrazione praticamente viene fatta fotografando degli oggetti di cui si conosce la posizione su un piano perfettamente orizzontale. Degli stessi oggetti viene fatto un rilievo topografico di precisione e poi si correlano i pixel che corrispondono agli oggetti sulle immagini con le coordinate rilevate con la campagna topografica. Con un software praticamente vengono stabiliti i parametri di calibrazione che poi vengono passati al sistema per fare la successiva elaborazione delle immagini. Le caratteristiche del nostro veicolo ad alto rendimento, sono qui elencate, poi vediamo una scheda tecnica, però praticamente il sistema, oltre ad avere tutta una serie di apparati di funzionamento, è costituito da un sistema di posizionamento chiamato sistema traiettografico che è fatto da un ricevitore GPS, un'antenna GPS a doppia frequenza, una IMU, cioè una piattaforma inerziale, e che non è altro che uno strumento che a bordo ha tre giroscopi che misurano gli angoli nelle tre diverse direzioni. Quindi questi giroscopi meccanici, non elettronici, sono molto precisi e hanno un errore di circa un grado di deriva ogni ora di utilizzo del sistema. La piattaforma inerziale è uno strumento militare, è un armamento militare. Quindi per poterlo installare a bordo di veicoli di questo genere serve un permesso particolare, che nel caso nostro è rilasciato dagli Stati Uniti, perché è una piattaforma costruita negli Stati Uniti, e è un sistema prestato a queste piattaforme perché inizialmente, anche oggi, viene utilizzato a bordo di carri armati per il sistema di puntamento del cannone o sulle testate dei missili. Praticamente la piattaforma inerziale si occupa di guidare il missile a destinazione. In questo caso invece serve per far sì che quando non c'è segnale GPS, quando voi andate in giro con il vostro TomTom o con lo smartphone o il tablet, avrete notato che spesso il segnale GPS non ha più le caratteristiche per darci la posizione esatta di dove siamo, perde potenza. Quindi quando scendiamo sotto ai tre satelliti, alla visione di tre satelliti che sono necessari per determinare la posizione esatta, non abbiamo più appunto la posizione. In questo caso subentra questa IMU, questa piattaforma inerziale, che misurando la traiettoria costantemente ci dà, a partire da un punto iniziale, la posizione del mezzo. A supporto di questi due sistemi abbiamo un sistema di posizionamento classico che è un odometro DMI ad altissima precisione. L'odometro è un Non è, è un, praticamente un sistema elettronico che viene collegato alla ruota posteriore sinistra. È un po' lo stesso sistema che avete sulle vostre macchine per determinare la velocità istantanea e la distanza percorsa. Solo che questo strumento che montiamo a bordo di Giotto è molto preciso. Pensate che ha uno scarto di circa 22 centimetri ogni chilometro percorso, quindi ogni chilometro che percorriamo abbiamo un errore di 22 centimetri rispetto
a una misura fatta con stazione topografica. Il sistema dell'odometro è collegato a GPS e IMU e insieme questi tre sistemi collaborano tra di loro per far sì che ogni momento esatto in cui percorriamo una strada possiamo conoscere la posizione assoluta del mezzo, ovvero conosciamo prima la posizione relativa rispetto a un sistema di riferimento del mezzo e poi la correliamo con il sistema assoluto di riferimento. Diciamo, questo è il cuore del sistema che ci consente, man mano che il veicolo avanza, di stabilire la posizione correlando i dati o con il tempo o con la distanza. Quindi siamo in grado di scattare, cioè di raccogliere la posizione spaziale del mezzo o ogni tot metri, quindi con una cadenza a passo costante, oppure con un tempo a passo costante. Lo strumento che si occupa di stabilire se andiamo con il tempo o con la distanza o anche con tutte e due si chiama Sinodo, che è uno strumento da noi brevettato, è un sincronizzatore odometrico che praticamente sincronizza i tre sistemi e poi dà il trigger ai sensori a bordo. Quindi l'odometro che fa? Sincronizza i sistemi di posizionamento, determina la posizione e dà comando alle telecamere di scattare le foto oppure al laser scanner di fare la scansione. A bordo poi ci sono appunto il sistema video che è fatto dalle telecamere che abbiamo detto prima, il profilometro laser, il laser scanner e le line scan che sono le camere lineari che si occupano di fare la scansione del manto stradale. Tutti i dati vengono raccolti da un server di bordo, c'è un sistema di ridondanza sia a livello di dati che a livello di alimentazione, perché il sistema a bordo deve funzionare necessariamente con corrente a 220 volts, mentre il mezzo invece produce una corrente con il suo alternatore, che è un alternatore particolare, comunque a 12 volts. Quindi abbiamo tutto un sistema che sta tra il sistema dell'auto e il sistema di raccolta dati, che serve per immagazzinare energia elettrica e per trasformarla. Immaginando di avere il mezzo spento, abbiamo un'autonomia di circa 8 ore per elaborare i dati a bordo, quindi abbiamo comunque la possibilità di lavorare anche a mezzo spento, con motore spento. Vabbè, sistema sotto video, apparato di sincronizzazione, sistema di navigazione. Il salvataggio dei dati di navigazione avviene su un server di bordo. E c'è un software che consente di monitorare tutti i parametri. Il software che viene utilizzato dall'operatore che usa il sistema. Abbiamo miniaturizzato tutto questo e costruito uno strumento un po' più light, che si chiama Icaro, che serve per fare, come dicevamo prima, monitoraggio e aggiornamento di banche dati. Abbiamo detto che questo sistema può essere installato a bordo di un qualsiasi mezzo dotato di ruote, perché ovviamente serve l'odometro, ha una presa accendisigari che lo alimenta, la telecamera può essere posizionata in qualsiasi punto del veicolo, ovviamente poi va calibrata e il sistema è molto semplice da utilizzare, dicevamo prima, semplicemente un tasto play, un tasto rec e un tasto stop. Torno un attimo indietro per farvi vedere la scheda tecnica. Questa è la scheda tecnica del sistema del veicolo, dove ci sono spiegate tutte le varie caratteristiche del sistema, le precisioni, le frequenze di acquisizione, lo schema di composizione, le camere lineari, le accuratezze. Questo è il posizionamento delle telecamere a bordo. E queste sono le immagini che registrano. La telecamera centrale scatta l'immagine centrale, la telecamera di sinistra scatta l'immagine a destra perché incrociamo le telecamere per avere più campo visivo e quella di destra scatta l'immagine di sinistra. Questo è il sinodo che si occupa di sincronizzare i dati. Praticamente c'è un odometro, c'è il sistema inerziale e il GPS. Ci sono i sensori, l'odometro, il sistema inerziale, il GPS mandano i dati al sincronizzatore, il sincronizzatore li mette insieme, dà il trigger alle telecamere, le telecamere scattano, le immagini scattate vengono memorizzate
e collegate direttamente alla posizione del veicolo. Quindi non abbiamo necessità in post-processing di fare elaborazioni. Le immagini vengono direttamente georeferenziate. Vabbè, adesso qui c'è il software di istruzione, ovviamente i dati vengono caricati in un software che è un misto di, ha un modulo fotogrammetrico che serve per misurare, un modulo GIS che serve per vedere i dati su una mappa con uno sfondo cartografico che possiamo decidere noi, e poi c'è un modulo di acquisizione dati. Questo è il sistema che vede a bordo l'operatore, c'è la mappa dove l'operatore vede dove stanno andando e traccia il percorso del veicolo, ci sono una serie di parametri relativi alla velocità, l'odometro, la posizione GPS, il numero di satelliti, gli angoli di posizionamento del veicolo, tutta un'altra serie di parametri. Queste sono le telecamere che scattano frontalmente, queste sono le due line scan che fotografano l'asfalto. Quindi man mano che il mezzo avanza, raccoglie i dati e li immagazzina. Questo è il laser scanner, qui c'è un esempio di una scansione fatta con la tecnica stop and go di un ponte. Il mezzo quando torna in sede praticamente scarica i dati in automatico su un server e su un NAS. E poi i dati di traiettoria vengono utilizzati per costruire la geometria delle strade, sia planimetrica che altimetrica, e per costruire l'asse stradale. L'asse stradale viene costruito con delle tecniche automatiche, semiautomatiche, e quindi praticamente quello che, vabbè, questo è il sistema di riferimento delle telecamere, il sistema di riferimento primario e secondario. E si torna in ufficio e quello che otteniamo è una banca dati geografica visualizzabile con qualsiasi strumento GIS, perché abbiamo o dei geodatabase, che nel caso di strumenti open vengono caricati su Postgres con estensione PostGIS, oppure se abbiamo degli shapefile possiamo aprirli con QGIS oppure con altri strumenti, sia proprietari che open. Qui abbiamo la scheda tecnica del sistema portatile Icaro, questa valigetta a cui viene collegata la telecamera, viene installata a bordo del veicolo, così in questo caso l'autista utilizza direttamente lo strumento, non c'è bisogno di un altro operatore, e qui ci sono tutte le caratteristiche del sistema, sia a livello hardware che a livello software. Il drone, qui andiamo su un argomento un po' più interessante, ultimamente viene, come diciamo prima, proposto spesso per vari utilizzi. I droni che vengono utilizzati appunto vengono chiamati R-Pass perché appunto si tratta di veicoli aerei, sistemi aerei con pilotaggio remoto. Di fatto il pilotaggio è remoto fino a un certo punto perché questi sistemi riescono a fare quasi tutto da soli, perché hanno a bordo un'elettronica con delle piattaforme di posizionamento molto molto precise, e quindi tolti i momenti di atterraggio, di decollo e di atterraggio, quando il drone è in aria si possono lasciare i comandi, il drone rimane perfettamente nella posizione in cui l'ho messo io con il radiocomando. Quindi questo è un vantaggio perché dà una certa sicurezza. E oltretutto esistono delle funzioni elettroniche sempre che consentono di far tornare il drone in automatico al punto di decollo, consentono appunto di volare in sicurezza e di fare tutta una serie di operazioni di sorvolo di punti particolari. Una modalità di volo quindi è quella
effettuata con radiocomando. Radiocomando ha una gittata di circa 2 km. Il drone può raggiungere, un drone di questo tipo qui con 4 motori può raggiungere circa 200 metri di quota e, diciamo prima, un'autonomia di circa 15 minuti, che però è legata sia alle condizioni atmosferiche, vento e altre cose, sia al peso che imbarca il drone. Quindi più mettiamo sensori, più sono pesanti i sensori che imbarchiamo sul drone, minore è l'autonomia di volo, ovviamente. Esistono due tipologie di droni, gli elicotteri o multirotore e i droni ad ala fissa. Il drone ad ala fissa ha la caratteristica che può stare in aria un po' più di tempo e quindi può percorrere distanze superiori. Però ha lo svantaggio che deve decollare ed atterrare in condizioni particolari, perché poi se no al terzo o quarto atterraggio buttiamo via tutto. Quindi lui atterra direttamente a terra, velocemente sulla superficie terrestre, e quindi può subire dei colpi, mentre invece i quadrirotori o comunque i multirotori si comportano come un vero e proprio elicottero e hanno la possibilità di atterrare anche in piccolissimi spazi. Come diciamo, l'autonomia è la differenza principale, perché un drone ad ala fissa può stare su anche diverse ore. E attraverso l'uso di particolari hardware e software si può impostare al drone un percorso di volo. Quindi praticamente il drone, una volta che ho individuato un'area, facciamo un esempio di un'area archeologica di 1 ettaro, io ricorro a un software che mi fa vedere sullo sfondo cartografico di Bing o di Google o di OpenStreetMap l'area che voglio sorvolare. Stabilisco io una serie di waypoint, cioè di punti di interesse che devo andare a toccare, imposto tutta una serie di parametri di traiettoria e di quota del drone, e in automatico il software elabora il piano di volo. Il piano di volo viene trasmesso con un sistema di link al drone, il drone parte, percorre la traiettoria che io ho impostato, il piano di volo che io ho impostato, e torna alla base. In questo percorso, in automatico lui acquisisce immagini o dati a seconda del sensore che è a bordo. E questo consente di fare in poco tempo quello che in passato, cioè con poco tempo e con una buona precisione, quello che in passato magari veniva fatto con una campagna aerea specifica, oppure veniva fatto con un rilievo topografico, o un rilievo a mano. Quindi il vantaggio è quello di ottenere dei dati abbastanza precisi in poco tempo e con costi che tutto sommato accettabili, perché il drone che vedete qui in questa immagine, il multirotore, esclusa la fotocamera, costa intorno ai 5.000 euro, compreso il radiocomando. Ovviamente poi bisogna fare un corso di pilotaggio. Oggi le direttive ENAC dal 30 aprile scorso sono diventate molto più restrittive. Quindi non è più molto semplice volare, bisogna avere un brevetto, bisogna compilare un piano di volo, presentare il piano di volo all'ENAC, avere un'assicurazione che protegga da eventuali rischi contro terzi e così via. Però tutto sommato rimane un metodo molto efficace. Vediamo un attimo qualche scheda tecnica. Questo che vedete qui è un drone costruito direttamente da Unisky, lo spin-off universitario, quindi molto rudimentale, che però già 4 anni fa faceva il suo lavoro. Oggi abbiamo a disposizione droni di questo tipo, completamente in carbonio, costruiti dalla nostra società partner, in questo caso con 8 motori, una culla che fissa la fotocamera al drone. La culla compensa tutti i movimenti del drone, quindi il drone si inclina sui 3 angoli diversi, la culla compensa questa inclinazione e mantiene sempre
l'obiettivo della telecamera sull'oggetto da fotografare o comunque in una certa posizione. In più c'è la possibilità di comandare la telecamera, la fotocamera con un altro radiocomando e quindi inclinare la culla, scattare foto dove si vuole, ruotare la culla e quindi in moltissimi casi, specialmente quando vengono fatti dei video, soprattutto a scopo pubblicitario, c'è un pilota che pilota il drone e un altro pilota che con un altro radiocomando pilota la camera. Le applicazioni sono le svariate, come dicevamo prima, da riprese aeree del territorio per fare monitoraggi visivi, a riprese fotografiche a bassa quota, alla costruzione di modelli digitali attraverso confronto di immagini e raccolta di stereocopie, realizzazione di campagne fotogrammetriche, raccolta di dati su inquinamento fluviale o marino o lacustre, e anche in quel caso anche con camere termiche, oppure rilievo a distanza architettonico di edifici, di centri storici, o uso magari in condizioni di calamità naturale o di pubblica sicurezza. Queste sono le immagini che vengono fuori da un drone dei nostri, poi adesso vi farò vedere qualcosa di più specifico. Questo è un modello 3D con sovrapposta una fotografia ottenuto dal drone. Modello 3D, appunto, quindi riusciamo a costruire una nuvola di punti, molto meno fitta di quella che si riesce a costruire con un laser scanner, ovviamente, molto meno precisa, però in alcuni casi, questo è l'esempio che vedevamo prima della simulazione di incidente, poi vi farò vedere con il software specifico che cosa si ottiene. Si possono fare misure, si può costruire il modello 3D. Si possono fare sezioni a partire dal modello 3D e si possono fare misure sulle sezioni. Quindi capite bene che nell'esempio che facevamo prima di una campagna di rilievo in ambito di scavi archeologici o comunque in questi ambiti è un sistema molto molto potente ed efficace. Vediamo un secondo che cosa si può ottenere con un lavoro di campagna di ripresa aerea. Qui siamo in una zona artigianale. Sono delle prove ovviamente fatte per un lavoro, era un sopralluogo che poi è servito a costruire una campagna di volo. Qui siamo a circa 60 metri, no, 35 metri di quota. Qui ancora facciamo foto a 50 metri di quota circa inclinate. Mentre qui questa è una foto natirale, quindi con la culla della fotocamera rivolta verso il basso, quindi la fotocamera che punta sulla verticale, e vedete che la definizione, nonostante qui siamo a 150 metri di quota, è molto elevata. Quindi riusciamo addirittura, volendo, a ricostruire questa pavimentazione esterna che è fatta da blocchi di 12,5 x 25. Queste immagini possono essere elaborate con vari software in vari modi, però
possono essere mosaicate tra di loro, quindi se devo rilevare una zona molto vasta, scatto una serie di fotogrammi, i fotogrammi poi vengono uniti e ortorettificati. Ortorettificati significa che vengono distorti e orientati con una procedura software che consente praticamente poi di fare misure su queste foto dirette. E quindi praticamente con una serie di parametri messi a terra riusciamo a correlare degli oggetti reperiti a terra e a misurarli. Qui siamo a Peschici, questa è una campagna di acquisizione foto e immagini per un progetto GIS sul turismo. Questa, non so se la conoscete, la Grotta di Manacora, sul Gargano. Qui stiamo a bassa quota, circa 20 metri. Qui già saliamo, siamo a 120 metri. E questo è uno scorcio del Gargano preso da 100 metri di quota. Quindi capite che si possono fare diverse cose, da campagne pubblicitarie a misure con una certa precisione. Volevo farvi vedere. Questa è la campagna fotografica presa da quel video che abbiamo visto prima del drone che si alzava con quelle due auto che simulavano un incidente. Quindi praticamente vedete che il drone scatta una serie di fotogrammi in automatico, sempre con la definizione, qui siamo ancora più bassi, siamo a circa 60 metri di quota, quindi la definizione è ancora superiore. Le foto vengono ortorettificate, mosaicate ed ortorettificate, quindi ciò che otteniamo è un insieme di una porzione di territorio con la stessa definizione che vedevamo prima, però con tutti i fotogrammi messi uno vicino all'altro e ortorettificati. Questo è un primo prodotto che può essere utilizzato in ambito GIS già come sfondo, quindi se voi avete un software GIS basta caricare questa raster, si chiama così. Sotto alla vostra banca dati, la raster è già georeferenziata in questo caso in UTM-33 e voi potete utilizzarla come sfondo d'immagine nel vostro progetto GIS. Però il vantaggio è quello che potete fare delle misure qui sopra. Quindi se io adesso la caricassi in QGIS potrei misurare la distanza che c'è tra quest'auto, la larghezza del marciapiede, della strada, tutto quello che voglio. Ma cosa ancora più interessante è che io ho processato questa immagine con un software che consente di realizzare la nuvola dei punti. Questo è un software gratuito e apro la mia nuvola dei punti ottenuta semplicemente, dicevamo, non con un laser scanner, ma attraverso le immagini ottenute dal drone. Allora, questa è la nuvola dei punti. Quindi questi sono tutti una serie di punti messi uno vicino all'altro, ogni punto ha le sue coordinate x, y, z. Vedete che sono molto fitti, abbastanza fitti, nonostante sono ottenuti semplicemente dall'elaborazione di un'immagine. Alla nuvola dei punti posso sovrapporre la mia foto e quindi posso vestire la mia nuvola dei punti con i colori RGB della foto. Quindi non vedrò più una nuvola dei punti che è di difficile interpretazione, perché ovviamente non riconosco bene gli oggetti. Questa
ma vedrò una nuvola dei punti dove ogni punto ha il suo colore. Questa è la foto che vedevamo prima, sovrapposta alla nuvola dei punti. Quindi c'è la foto che mi consente di vedere ciò che voglio misurare, la nuvola dei punti che, essendo cliccabile, mi consente di fare misure. Anche le misure che faccio qui, o comunque gli oggetti che rilevo attraverso questa tecnica, possono confluire in un geodatabase o in uno shapefile e essere caricati in un software GIS. La cosa però più interessante è che da questa nuvola di punti posso ottenere un modello 3D in automatico. Quindi io ho fatto un volo, il volo è durato 1 minuto e mezzo, sono tornato in ufficio, ho elaborato con il mio software le immagini e ora ho un modello 3D. Capite che questo è uno strumento per gli usi che probabilmente servono a voi, serviranno a voi nella professione, molto potente. Perché in pochissimo tempo, con costi ridotti, ci consente di fare questo, per esempio. Di fare una sezione. E ovviamente sulla sezione posso fare misure, posso fare un profilo, posso fare quello che voglio. Sono strumenti di mappatura rapida e ovviamente non è che possiamo immaginare, cioè non possiamo pretendere che ciò che viene fuori da questo modello 3D sia un risultato comparabile con un rilievo topografico di precisione. Però, rispetto a quanto costa, rispetto a quanto mettiamo in campo, insomma, è uno strumento efficace. Domande? Sì, però è molto pratico perché considerate che in incidenti stradali magari grandi, dove ci sono feriti o addirittura vittime, bisogna prendere le misure, gli agenti di polizia devono fare il rilievo classico, con degli strumenti classici o con la rotella metrica, con tutta una serie di strumenti, ci vuole molto tempo, specialmente in strade molto trafficate, questo si trasforma poi nel blocco della circolazione. Noi abbiamo fornito questi sistemi a delle pattuglie di polizia. E una volta arrivati sul posto, tempo di decollare, cioè preparare il drone, ci vogliono circa un paio di minuti, decollare, fare il volo, 6 minuti, 7 minuti e fatto il rilievo. E quindi c'è possibilità di spostare i mezzi. Cioè un impegno, è un utilizzo riduttivo che però in alcuni ambiti è efficace e ha i suoi vantaggi, sia a livello di tempi che di costi. Allora, nel Focus 4 ho pensato invece di parlarvi un po' di come vengono elaborati questi dati, perché abbiamo detto usiamo dei sensori, usiamo delle piattaforme su cui vengono montati questi sensori, ma i dati come vengono poi rilasciati? Esistono una serie di software, alcuni anche fatti da noi, che servono appunto sia per la raccolta dei dati che per il trattamento dei dati. Quindi esistono dei software che usano tecniche fotogrammetriche, quindi possiamo utilizzare ortoimmagini da satellite, da aereo o da drone. Il software è lo stesso, ovviamente, sia che si usino immagini satellitari che immagini fatte con campagne di volo aereo o da drone, il software è lo stesso.
estraiamo un modello del terreno, quindi costruiamo un modello 3D. E poi da lì si restituisce la cartografia vettoriale che spesso vedete montata sui vostri software GIS. Il software di fotorestituzione, appunto, prevede l'uso di immagini digitali e praticamente appunto usano questi software acquisiti da fotocamere per fare cartografia numerica. Il principio è abbastanza. In linea teorica è abbastanza semplice perché lo strumento si basa su degli algoritmi che partono dalla conoscenza della posizione della fotocamera rispetto all'oggetto che sta inquadrando e i parametri della fotocamera stessa. Quindi le coordinate praticamente vengono determinate attraverso degli algoritmi che tengono conto della prospettiva dell'immagine, del rapporto dalla focale, dall'area inquadrata, eccetera, eccetera. E ovviamente le camere vanno calibrate prima e maggiore la precisione di calibrazione, maggiore il risultato che riusciamo a ottenere. Nel caso del mezzo possiamo essere molto più precisi perché vi posso spiegare come trasformiamo le immagini o i dati acquisiti dal mezzo in una banca dati GIS. Praticamente esiste un modulo, esiste una piattaforma software che è fatta da tre moduli. Praticamente la traiettoria del veicolo viene riportata, quindi la posizione del veicolo sul territorio viene trasformata in traiettoria e riportata in un ambiente GIS con una cartografia di sfondo. La cartografia di sfondo di base può essere il catasto fabbricati e terreni, può essere una carta tecnica regionale, può essere un ortofoto o nella peggiore delle ipotesi possono essere immagini da satellite di Bing, di Google o di OpenStreetMap. Il dato messo sopra la cartografia di base è già un dato processato, ovvero dal mezzo esce un dato, tra virgolette, grezzo che viene rettificato attraverso l'uso della tecnica della correzione differenziale di precisione. Che cosa si fa? Praticamente si confronta la posizione del mezzo acquisita dal sistema di bordo con il dato GPS di un'antenna che viene posta sul territorio nella fase di rilievo o che è già presente nel territorio. Quindi nel primo caso parliamo di antenne di sistemi GPS master, nel secondo caso di antenne GPS permanenti, che sono quelle della rete nazionale. Ne esistono di vari tipi, della Geotop, della Leica. E noi usiamo in genere quelle della Leica perché hanno una buona copertura territoriale, quindi ne sono presenti almeno due ogni 25 km di distanza. Quindi praticamente da queste antenne fisse, attraverso un abbonamento fatto con i gestori di queste antenne, si prendono dei dati GPS. I dati GPS dell'antenna fissa, del luogo, del rilievo vengono confrontati con i dati GPS del sistema traiettografico. E viene fatta un'elaborazione software che ci consente di migliorare il dato. In più, quindi questa è una correzione, diciamo, di primo grado. In più il tracciato può essere calibrato proprio in base alla cartografia di sfondo, quindi gli oggetti che vedo nella cartografia di sfondo, tipo per esempio la carta tecnica regionale, vengono correlati con gli oggetti che vedo sulle immagini e attraverso tecniche di georeferenziazione e di spatial analyst, spatial adjustment, anzi, e correggiamo la traiettoria. Una volta che la traiettoria viene corretta, entra in campo un modulo di gestione e di restituzione fotogrammetrica. In che cosa consiste questo modulo? Il modulo mostra le immagini acquisite dal veicolo. Cliccando sugli oggetti che vedo sulle immagini, li georeferenzio. Quindi ogni click mi consente di clicco sullo spigolo di un muro, quello spigolo del muro automaticamente viene trasformato in un punto che in cartografia viene visualizzato in un ambiente GIS, quindi nel modulo cartografico. Quindi praticamente posso georeferenziare tutti gli eventi che vedo sulla strada, dal guardrail al segnale, il marciapiede, l'accesso, il passo carraio, tutto quello che vediamo dalla macchina quando passiamo in una strada. La segnaletica orizzontale, i tombini,
i muri di sostegno, i muri di controscarpa, le opere idrauliche, tutto quello che c'è sulla strada. In più, i dati vengono correlati al grafo stradale. Il grafo stradale, non so se qualcuno prima di me durante i corsi ve ne ha parlato, il grafo stradale è una struttura, diciamo, semplificata, costruita con archi e nodi. Questo grafo stradale rappresenta praticamente la strada, semplifica la strada e la rappresenta. Il grafo stradale viene usato, per esempio, nel formato GDF per essere caricato nei navigatori satellitari. Quindi il grafo stradale è quell'elemento che quando utilizzate un navigatore GPS, un navigatore satellitare, consente di dire fra 30 metri svolta a destra, fra 60 metri svolta a sinistra, perché praticamente la strada viene rappresentata come linee, quindi come archi e come nodi, e ogni nodo rappresenta una giunzione. Quindi quando c'è un nodo significa che c'è un incrocio. Quindi sapendo qual è la posizione della vostra auto sull'arco, so pure per differenza fra quanto sarà l'incrocio e quindi fra quanti metri dovrò girare a destra o a sinistra. In cartografia gli oggetti che noi georeferenziamo si traducono in punti o in linee, a seconda se l'elemento è un elemento puntuale come un segnale o un elemento lineare come un guardrail, e a quel punto poi i punti vengono associati al grafo, quindi il punto che, il punto di un segnale viene trasportato sul grafo stradale e quindi saprò pure dall'inizio della via a quale distanza sta quel segnale. Oltre ad avere quindi le coordinate, latitudine, longitudine e quota del segnale, della base del segnale, avrò anche la progressiva rispetto all'inizio della strada. E questo è un altro sistema che poi nel GDF si trasforma nei navigatori satellitari, nella georeferenziazione degli AutoVelox piuttosto che nel limite di velocità, eccetera, eccetera. Quindi vediamo che praticamente dal dato territoriale arriviamo a una banca dati GIS che contiene tutti gli elementi sia geografici che geometrici che di informazione dell'elemento. Il modulo descrittivo appunto si occupa invece di dare degli attributi descrittivi e alfanumerici all'oggetto che ho georeferenziato, quindi se è un segnale descriverò che tipo di segnale è, se è un guardrail come è fatto il guardrail, le progressive rispetto al punto di inizio e al punto di fine della strada, la georeferenziazione quindi delle informazioni alfanumeriche. Quindi, ricapitolando, modulo fotogrammetrico, modulo cartografico, e modulo descrittivo degli attributi. Vedete qui per esempio c'è uno schemino che nel modulo descrittivo ci consente di andare a pescare tutti i segnali del codice della strada e quindi ad ogni segnale che io ho georeferenziato associo le informazioni del codice della strada. Questa è una struttura semplificata del geodatabase che è richiesto dal Catasto Strade DM 1 giugno 2001, quindi vedete che è una struttura molto complessa e completa che descrive tutti gli oggetti presenti sulla strada. Dove vanno a finire questi dati? Nel caso più semplice, in un ambiente desktop GIS, in una soluzione più avanzata, in un ambiente web GIS. L'ambiente web GIS, in questo caso, è un ambiente di nostra realizzazione che usa una piattaforma open che si chiama GeoServer. Quindi con dei file sorgenti comuni che possono essere presi da chiunque sul web e poi con delle verticalizzazioni, degli sviluppi di funzionalità fatti da noi e rilasciati alla community open. Quindi praticamente qui il vantaggio di avere uno strumento web GIS è quello che ho. Non devo installare software, uso la banca dati geografica semplicemente attraverso un browser Mozilla piuttosto che Chrome o Explorer, quindi non vengono installati plugin, ho un numero illimitato di licenze, non pago licenze, quindi non devo installare chiavette, hardware o licenze software. In più ho tutta una serie di vantaggi a cui facciamo riferimento anche prima,
ovvero quello di aggiornare dati direttamente sul web, sia geografici, geometrici che descrittivi, e quindi avere in contemporanea l'aggiornamento della banca dati per tutti gli utenti che usano la banca dati stessa. Dall'ambiente web GIS si possono fare, come in ambiente desktop, ricerche, si possono fare operazioni di geoprocessing, si possono fare info, e poi vedremo nel caso specifico di Monserrato anche che tipo di strumenti abbiamo messo in piedi per l'uso di banche dati ottenute da sistemi ad alto rendimento. Allora, qui ho fatto una panoramica sugli strumenti GIS e Web GIS, però non so se probabilmente voi li avete già affrontati nei corsi precedenti, quindi sapete benissimo quando parliamo di un sito GIS di che cosa parliamo. Quindi su questa parte qui direi non lascerei un po' correre. Mentre invece vorrei andare ad introdurre un po' i due casi d'uso che sono l'oggetto di questo corso, che sono Monopoli, in provincia di Bari, e Monserrato. Poi adesso vedremo direttamente l'esempio fatto direttamente sulla banca dati di Monopoli, però il progetto di Monopoli nasce da un bando di gara che prevedeva il rilievo di tutte le strade all'interno del confine comunale, circa 700 km di strade, e la restituzione dei dati relativi alla toponomastica e alla numerazione civica esterna alla pavimentazione stradale. Questo come primo blocco della gara. Il secondo blocco era la digitalizzazione di tutti i sottoservizi del comune, quindi in ordine rete telefonica e dati, rete Italgas, rete idrica dell'acquedotto pugliese, rete fognaria dell'acquedotto pugliese, la pubblica illuminazione comunale, la banca dati dell'Enel, quindi tutte le linee sia di distribuzione che degli utenti Enel, la georeferenziazione e la costruzione della banca dati del patrimonio comunale, inteso come immobili, come scuole, edifici storici, edifici dove viene svolta l'attività appunto amministrativa comunale, il verde pubblico e che altro? Le zone PIP, cioè le zone di insediamenti produttivi. Quindi praticamente questo bando di gara ci è stato assegnato e abbiamo fatto il rilievo di tutto il territorio con il mezzo e abbiamo messo giù quindi un sistema, una base dati cartografica e una banca dati GIS che aveva al suo interno il catasto terreni fabbricati, le strade catastali, con la possibilità di fare delle info. Quindi di interrogare i dati del catasto, parliamo catasto ex agenzia del territorio, quindi una procedura automatizzata si occupa di tirar su i dati del catasto, sia quelli di natura cartografica, i CXF del catasto, che i dati del censore amministrativo, correlando i dati delle geometrie del catasto con i dati di descrizione del catasto, si possono fare delle info complesse che poi vedremo. La numerazione civica esterna è stata, abbiamo detto, restituita a partire dai dati di rilievo con il veicolo ad alto rendimento e quindi abbiamo messo giù ogni singolo accesso, sia munito di targa che sprovvisto di targa. Ovviamente gli accessi senza targa sono stati numerati con una numerazione fittizia virtuale. Sono state georeferenziate e rilevate anche tutte le targhe della toponomastica, sia quelle affisse sui muri che quelle su palo. Per i civici è stato determinato anche, sono state determinate anche le informazioni relative al tipo di passo, quindi se era un passo pedonale o carraio o misto pedonale-carraio, se era presente la targa oppure no, se c'era un
una concessione di passo carraio rilasciata dal comune. Il verde pubblico è stato caricato a partire degli shapefile che erano stati già fatti dal comune attraverso un'operazione di censimento che ha previsto la distinzione di tutto il verde presente all'interno dell'area urbana e distinto per aree verde pubblico e area verde privato. Il patrimonio comunale è stato georeferenziato a partire dai dati del catasto e in più ogni immobile comunale è stato censito e sono state redatte delle schede di dettaglio dove appunto c'erano tutte le informazioni relative anche alle manutenzioni, ai certificati, la sicurezza, impianti antincendio, tutto quello che il comune è obbligato a tenere per immobili di patrimonio pubblico. Per quanto riguarda le reti e le infrastrutture, questo è un progetto, quello di Monopoli, molto particolare e molto spinto perché abbiamo inserito nel contesto cartografico tutte le reti dei sottoservizi. Quindi praticamente adesso gli operatori del comune o gli operatori che sono abilitati all'accesso a questa banca dati possono mettere insieme i dati catastali, quindi edifici catastali, i dati della cartografia tecnica regionale, gli sfondi di immagini come le ortofoto, le immagini da satellite e possono vedere dove passano tutti i sottoservizi. Quindi la rete telefonica Telecom è divisa in punti Telecom e rete Fastweb. Quindi abbiamo il posizionamento di tutte le linee telefoniche, sia fonia che dati, e tutte le reti Fastweb di trasmissione dati in fibra. La rete Italgas è uguale, è fatta da rete di bassa pressione, rete di media pressione e rete di alta pressione. In più ci sono tutti i vari. Su un territorio comunale. Il problema è che noi andando da comuni tipo Novara, quindi nord Italia, fino in Sicilia, notiamo questo, che i comuni in genere hanno tantissimi dati a disposizione, però sono completamente disomogenei e dislocati sulle varie sedi del comune, dall'ufficio tecnico ai lavori pubblici, all'ufficio tributi, piuttosto che all'ufficio urbanistica, eccetera, eccetera. Quindi la difficoltà che hanno i comuni è quella di mettere insieme questi dati, perché in genere sono dati appunto dislocati in sedi diverse e anche dati che spesso sono sotto sistemi di riferimento diversi, quindi magari abbiamo dei dati in sistemi Gauss-Boaga, dati in sistemi WGS84, però per chi non è un tecnico costituisce una difficoltà, perché poi quando devono andare a incrociare i dati del PRG con i dati del catasto, che sono
Uno è in sistema soldini, nel sistema Cassini, e l'altro nel sistema magari Gauss-Boaga, non hanno la sovrapposizione e quindi non riescono a fare i confronti che vorrebbero. Quindi uno dei lavori che facciamo noi è quello di fare il giro degli uffici, prendere questi dati, renderli congrui e omogenei e metterli in una banca dati comune. Nel caso di Monopoli, poi tra l'altro, adesso stiamo sviluppando un'app che servirà proprio all'ufficio manutenzioni. L'ufficio manutenzioni andrà sul posto nel momento in cui verrà fatta una richiesta di scavo e di attraversamento stradale con quest'app, con la banca dati che stiamo facendo vedere adesso. E quindi il tecnico dell'ufficio sarà in grado di, da una parte, visualizzare la domanda che ha fatto la ditta per attraversare, per scavare sulla strada, e dall'altra dire che cosa c'è lì sotto, che tipo di sottoservizi si aspettano di trovare e quindi anche dove scavare. Quindi poi una banca dati così costruita e così organizzata consente di fare tutta una serie di operazioni o comunque di snellire tutta una serie di procedure anche di iter burocratici spesso lunghi e complessi. Quindi diciamo, per la parte di rete idrica dell'acquedotto pugliese abbiamo le connessioni idriche, le diramazioni idriche, i tubi, i partitori idrici, i pozzetti idrici, gli scarichi, i serbatoi, le subdiramazioni, le valvole idriche e tanti altri elementi. La rete fognaria abbiamo il collettore, impianto di sollevamento di progetto, impianto di sollevamento realizzato, pozzetto incrocio, pozzetto ispezione e tronco di rete fognaria. Poi abbiamo anche la fogna bianca, quindi oltre alla fogna scura, nera, abbiamo digitalizzato e catalogato anche la fogna comunale delle acque bianche. Per quanto riguarda il manto stradale, il rilievo che abbiamo fatto col mezzo ci ha consentito di classificare le caratteristiche del manto stradale e quindi georeferenziare le buche, perlomeno le buche di grandi dimensioni che richiedono un intervento immediato, e classificare anche tutti i tratti stradali con tipo di manto stradale buono, sufficiente, scadente e pessimo. Ovviamente questi dati messi in un sistema GIS ti consentono di dire fammi vedere dove sono tutte le buche, oppure fammi vedere dove sono tutte le buche di via Aldo Moro. E questo quindi è uno strumento efficace per l'ufficio, perché tra l'altro l'ufficio può fare, man mano che fa le manutenzioni, allora, in fase di progetto dell'intervento può fare una cosa molto banale che prima non riusciva a fare, che sembra una stupidaggine, ma è un grosso problema, quello di stabilire quanto è lunga la strada. Quindi quanto è lunga, quanto è larga, quanti soldi ci vogliono per asfaltarla. Questo ovviamente con uno strumento GIS è un'informazione che riescono a ottenere in pochissimi minuti. In fase poi di post intervento possono andare direttamente nello strumento Web GIS a modificare la qualità di quel manto stradale. Quindi se un manto stradale era scadente, è stato ripristinato, l'operatore che si occupa di manutenzione stradale va direttamente in banca dati GIS, aggiorna lo stato di manutenzione e lo stato vecchio va in un archivio storico. Quindi praticamente l'operatore può anche andare a vedere come si trasforma dopo i vari interventi il territorio. E questo è uno strumento molto potente per l'uso di un ufficio che si occupa di queste tematiche. Questi sono gli insediamenti produttivi. Ovviamente c'è una cartografia di sfondo che è costituita dalla CTR al 5000 e dal grafo stradale. La pubblica illuminazione è suddivisa in elementi geometrici come armadi, linee, sospensioni e punti luce. Anche qui praticamente abbiamo collegato il sistema che loro hanno di manutenzione fatto da una ditta esterna della pubblica illuminazione con gli oggetti presenti sul territorio. Quindi cliccando su un singolo palo si possono andare a vedere le caratteristiche del palo e di tutti i lampioni, tutte le lampade poste sul piano, quando è stata fatta la manutenzione, che tipo di lampade ci sono. Qual è la potenza delle lampade? Ovviamente, lato gestionale utilizzato dall'ufficio di competenza, i dati vengono aggiornati in automatico, quindi il nostro sistema pesca sul gestionale che viene normalmente utilizzato dall'ufficio e mostra i dati aggiornati. Non c'è
uno scaricamento dei dati diciamo in remoto oppure con delle procedure batch. Il nostro sistema guarda fa una vista direttamente sul database del gestionale. Quindi i dati vengono costantemente aggiornati, non c'è bisogno di fare un aggiornamento periodico. Per quanto riguarda lo shape dell'Enel, abbiamo le cabine Enel e le linee Enel. Le cabine Enel sono divise addirittura in quattro sottotipi e abbiamo quindi tutti i percorsi sia delle reti di adduzione che di quelle di distribuzione. Ovviamente, vabbè, ci sono le specifiche che trovate anche sul sito del Comune di Monopoli, l'utilizzo dello strumento, ma soprattutto vi volevo far vedere. Volevo fare una piccola demo se c'è campo sullo strumento vero e proprio che è installato presso il Comune. Vedete che io accedo con Mozilla, non c'è bisogno di installare assolutamente nessun plugin. Sto con il cellulare, quindi non ho una connessione velocissima. Non mi va. No, ho provato a usare quella, ma non funziona, non mi funziona. Comunque adesso vediamo se funziona bene. Ovviamente c'è una profilatura utenti, io entro con un utente che ha una sua profilatura di diritti, ci si può registrare. In modalità di registrazione classica, ovviamente non sono visibili tutte le banche dati del catasto, le banche dati della Telecom, eccetera, eccetera. Con un utente admin invece sì. La profilatura degli utenti è molto importante, non so se vi hanno già parlato in ambito WebGIS di qual è l'importanza della profilatura utente. Nel momento in cui io entro con un utente nella banca dati pubblicata, posso vedere solo alcuni layer o tutti i layer o una selezione di layer, ma non solo, anche le funzionalità dello strumento WebGIS possono essere settate in base ai diritti che ho. Quindi ci potrebbe essere un utente che ha la possibilità di solo di visualizzare e fare ricerche e non di fare info, invece ci potrebbe essere un utente che ha la possibilità di fare info, di usare plugin tipo il certificato di destinazione urbanistica o altri tipi di strumenti. Quindi già in fase di registrazione e di login poi gli utenti vengono distinti in base alla tipologia. Siamo su un server che è sulla nostra server farm, quindi vediamo adesso se riusciamo ad accedere. Che nonostante questo l'interrogazione e lo zoom, il refresh è molto veloce. Se vogliamo fare una pausa, magari provo ad accedere sulla rete Telecom. Facciamo una piccola pausa. Adesso abbiamo ripristinato la connessione. Questo è il quadro d'unione che viene fuori accedendo al servizio web di Monopoli. Questi sono i bordi dei fogli catastali. E poi c'è un bordo di vestizione della terraferma e del mare. I fogli catastali vengono caricati, come dicevamo prima, con una procedura semi-automatizzata a partire dai dati nativi dell'Agenzia del Territorio. Il gruppo catasto ha in sé le geometrie dei terreni,
dei fabbricati, i bordi e le strade catastali. Facendo uno zoom, vediamo che vengono caricati i poligoni delle particelle e i poligoni degli edifici. Ovviamente ogni oggetto catastale può essere interrogato. Da questo menu a tendina possiamo scegliere il layer che voglio andare a interrogare e come qualsiasi strumento GIS che conoscete già, ho una prima informazione di riepilogo che mi viene mostrata. Questo vale per i terreni, vale per le particelle. Con le informazioni già qui integrate tra le informazioni geometriche della particella e le informazioni che si trovano invece nel censuario catastale, quello che praticamente voi andate ad interrogare con una visura catastale. Quindi già sappiamo qui che siamo su foglio 11, particella 5733, è un orto, la classe 2, sono 83 aree, 17 centiare, il reddito agrario, il reddito domenicale. Già da qui, solo a livello catastale, ovviamente il catasto può essere aggiornato tutte le volte che si vuole, ricaricando in automatico i dati dell'Agenzia del Territorio. Già però a questo livello, possiamo utilizzare i primi strumenti, alcuni strumenti di geoprocessing o comunque di messi a disposizione in un ambiente GIS di tipo desktop anche su web, quindi posso selezionare gli oggetti con un poligono, con un punto o con una linea. Ci sono inoltre tutta una serie di funzionalità che sono relative a caricare per esempio direttamente qui degli shapefile, modificare i buffer di selezione, una serie di strumenti relativi al geoprocessing. Comunque immaginando di voler selezionare una particella con un elemento con una linea o più elementi con una linea, immaginate di voler magari di stare in fase di progetto e voler progettare una linea nuova telefonica oppure il passaggio di una strada. Qui con questo strumento io posso già selezionare tutti gli elementi che vengono intersecati da un punto di vista catastale da quella strada e qui si apre una finestra che abbiamo chiamato carrello e qui questo è uno sviluppo che esce dall'ambiente open source classico di GeoServer, GeoExplorer, eccetera, eccetera, è un plugin sviluppato da noi e si chiama carrello e funziona come il carrello quando fate gli acquisti online, ovvero gli oggetti che io seleziono vengono portati in sessione, a quel punto su quegli oggetti posso fare tutta una serie di navigazioni complesse e di diversa natura. Quindi per questo, per esempio, terreno posso andare a vedere la titolarità catastale e vedere che questo terreno a livello di titolarità appartiene alla Torre Marcella, alla Torre Sante, Muolo Daniela e Muolo Mario. Sull'elemento selezionato del carrello posso fare una visura catastale e quindi in questo caso la banca dati interagisce con la banca del catasto e viene mostrata una visura catastale come quelle che siete abituati a vedere fatte dall'Agenzia delle Entrate, ex Agenzia del Territorio. La posso stampare. E questi sono tutti i moduli che il Comune ci aveva chiesto in fase di gara. Non solo, se vado ad interrogare per esempio un edificio catastale, dell'edificio posso andare a vedere. A parte posso fare una serie di info. Questo non è un edificio però. Terreni. Attivo i fabbricati e faccio una selezione dei fabbricati. Quindi ho selezionato con una linea due fabbricati. Dei fabbricati posso andare a vedere, siccome il fabbricato è un contenitore che contiene all'interno delle unità immobiliari urbane, cioè appartamenti, garage, negozi e quant'altro, posso andare a vedere di ogni singolo elemento, come è fatto quell'edificio, con una schematizzazione che parte da dati catastali, quindi so che al pian terreno c'è un A2 e un F1. Di questi elementi posso
fare le visure catastali, quindi del fabbricato, oltre ad avere le informazioni del contenitore, posso andare a fare la visura catastale di ogni singolo elemento contenuto nel fabbricato. Vedere i proprietari, vedere la partita e l'indirizzo catastale e tutto quello che voglio. Il carrello porta in sessione non solo gli oggetti, ma anche i soggetti. Quindi se io scelgo per esempio la Torre Marcella e la porto nel carrello come soggetto, posso andare a vedere tutti i terreni che ha questo titolare catastale, oppure tutte le unità immobiliari urbane che ha questo titolare catastale. E quindi in questo modo posso chiudere la navigazione circolare, quindi partire dall'oggetto e andare sul soggetto, per poi partire dal soggetto e vedere tutti gli immobili che ha di proprietà di quel soggetto. Dei terreni posso, con un plugin fatto ad hoc, generare in automatico anche il certificato di destinazione urbanistica, che noi chiamiamo, consultazione della destinazione urbanistica, perché non è un vero e proprio certificato. Il certificato lo rilascia con l'iter, stabilito dal regolamento comunale, lo rilascia l'ufficio urbanistica. Qui l'ufficio urbanistica fa semplicemente una visura e vede che quel terreno, siccome abbiamo con quel plugin si riesce a fare un carotaggio attraverso gli strumenti del GIS che conoscete, riusciamo a carotare il catasto e lo strumento di pianificazione urbanistica e a dire di quella particella catastale le percentuali che ricadono dentro le varie aree, i vari ambiti urbanistici o le varie aree urbanistiche, e a stabilire quindi la percentuale all'interno di quelle aree. Questo è uno strumento molto potente ed efficace che il comune usa quotidianamente, perché fino alla costruzione di questo sistema il comune prendeva il foglio catastale cartaceo, lo sovrapponeva al PRG cartaceo, o in questo caso al PUG, piano urbanistico, su una lavagna luminosa o peggio ancora davanti alla finestra, e vedeva che particelle erano intersecate, che aree urbane intersecavano quella particella, e quindi costruiva a mano il certificato. Il tutto poteva richiedere anche 4-5 giorni di tempo tra istruttori, eccetera, eccetera. In questo modo basta completare l'iter con una marca da bollo, quello che prevede il regolamento, e il certificato è pronto. Tornando, svuotando il carrello e tornando invece alla mia leggenda, per ogni edificio catastale, grazie al rilievo con il veicolo, abbiamo georeferenziato i civici. Quindi io adesso ogni edificio ha i suoi civici associati. Quindi praticamente il civico qui ha la posizione corretta. Non, vedete che non ritorna, cioè c'è un leggero disallineamento tra catasto e civico, proprio perché il civico viene fuori da un rilievo topografico che ha caratteristiche e usa tecnologie diverse da quelle dai rilievi utilizzati per il catasto, quindi ovviamente non c'è una coincidenza esatta. Comunque, se io vado a fare una info sul civico, vengono fuori le informazioni del civico. Questo civico sta via Nino Bixio, che è un codice strada 30 col codice strada del comune, quindi in questo caso possiamo fare anche un collegamento con l'anagrafe e vedere chi risiede a quel civico. Il civico è il 13, esponente letterale C, c'è una targa, il passo di tipo pedonale. Volendo, io se vado a riportare nel carrello il mio edificio, prima devo selezionare il layer, all'edificio, siccome abbiamo fatto il collegamento tra codice strada e civico e foglio e mappale catastale, dall'edificio posso andare a navigare, oltre che su unità immobiliari, anche sui civici, quindi vedere, mi fai vedere con quali civici si accede a quell'edificio, e quindi mi fa l'elenco. Adesso non me lo posso far vedere, però da qui si può navigare sull'anagrafe, quindi vedere a quel civico chi è che risiede. E quindi capite bene che una bancata di questo tipo, oltre che a fare le navigazioni, le interrogazioni che sto facendo adesso io, è molto utile, per esempio,
ai fini della protezione civile, perché collegando alla banca dati dell'anagrafe e la banca dati dell'ASL con per esempio l'elenco dei portatori di handicap, in caso di calamità naturale io so esattamente dove risiedono tutti i miei portatori di handicap e appunto posso intervenire prima che su un edificio dove non ci sono portatori di handicap, su un edificio dove ci sono portatori di handicap e quindi scegliere dove intervenire per primo. Oppure se c'è una fuga di gas posso, o un lavoro programmato da fare, posso con un cerchio con un certo buffer selezionare un'area rispetto all'intervento da fare e dire, mando le comunicazioni a tutti i residenti che fanno capo ai civici che sono racchiusi in quel buffer, perché di fatto dal carrello io posso per esempio esportare delle liste in Excel, oppure posso esportare uno shapefile e quindi distribuire la mia banca dati centralizzata ai vari operatori che ne devono fare un uso specifico. Tornando alla leggenda, ovviamente si possono fare delle ricerche. Magari posso fare una ricerca per toponomastica per indirizzo via 20 settembre. Anzi, facciamo così. E cercare dov'è questa via. Ovviamente sono funzionalità del GIS che conoscete sicuramente. Però in questo caso, per esempio, se io vado in legge, come no? Sì, posso andare a fare una ricerca e selezionarmi tutte le buche che stanno su una via. Quindi se devo decidere di fare un intervento su via, che ne so, via Aldo Moro, viale Aldo Moro. Sì, questi dati vengono aggiornati direttamente da qui, quindi la banca dati è aggiornata, è quella che sta sul server, non c'è una procedura di aggiornamento che prevede l'utilizzo di strumenti desktop e poi l'uso magari di tecniche di ricarico dati, eccetera, eccetera. L'aggiornamento che fa chi fa manutenzione delle buche va direttamente sul server e quindi l'utente vede automaticamente anche gli interventi fatti sulle buche. Adesso poi vi faccio vedere come. Qui per esempio posso andare a vedere, che ne so, visto che il rilievo è stato fatto con il mezzo, vi potrei mostrare. Vedete quanti layer ci sono? Quanti layer possono essere interrogati? Becco il 20 settembre, mostriamo le strade magari. Siccome il rilievo è stato fatto con il veicolo ad alto rendimento, il comune ha voluto vedere anche le immagini scattate dal veicolo e quindi abbiamo costruito questo piccolo plugin che ti consente, man mano che ti scorri sulle immagini, l'iconcina della macchinetta cammina sulla strada e si vedono le immagini ottenute dal veicolo. Ne posso selezionare una, volendo mostrarla. Ovviamente questo l'utilizzo è per un utilizzo interno, non sono oscurati volti e targhe perché i dati non sono pubblicati. Allo stesso modo posso andare a vedere, magari spengo un attimo i civici, come dicevamo posso andare a vedere la rete idrica dell'acquedotto pugliese e vedere tutti i pozzetti magari, dove sono posizionati i pozzetti. E sono questi gialli.
il numero di pozzetto e poi il numero di pozzetto sono collegate le informazioni anche di intervento sul pozzetto. Allo stesso modo posso visualizzare la rete fognaria, la rete dal gas. Questa qui gialla e fare le info sulla rete. Per quanto riguarda gli immobili, per esempio, di proprietà comunale, patrimonio comunale, ho tutte queste sottocategorie: archivio comunale, attività commerciale, attività culturali, bagni pubblici, deposito, non utilizzato, residenza sociale, scuola, e posso andare a fare le info. In questo caso ciò che viene fuori è un'info complessa perché vi faccio vedere che la info che posso fare su questo immobile tira fuori una serie di informazioni e poi se nella cartella del file system sul server ci sono i certificati magari di agibilità, certificati di collaudo, eccetera, eccetera, posso andare a vedere tutto quello che è archiviato in quella cartella, quindi questo diventa anche uno strumento molto utile per chi gestisce il patrimonio immobiliare per andare a fare verifiche, ricerche sui dati di quell'immobile. Quindi qui c'è la scheda dell'immobile, c'è la visura catastale, ci sono le foto, abbiamo beccato il comune proprio, e ci sono tutte le informazioni che servono. In più, se ci sono i certificati di collaudo, di impiantistica varia, eccetera, eccetera, sono contenuti nella cartella che qui sono visibili in automatico. Qui c'è anche uno strumento che ha voluto il comune e che abbiamo realizzato noi, che è un'app che viene distribuita gratuitamente ai cittadini, attraverso la quale i cittadini possono segnalare delle disfunzioni che riguardano infrastrutture comunali, quindi buche, rotture di marciapiedi, pubblica illuminazione mancante o non funzionante, rifiuti ingombranti, quindi praticamente l'utente scarica dal sito del comune un'app gratuitamente, la installa sul proprio smartphone o sul proprio tablet e praticamente con quest'app va negli App Store di Google Play o di iOS, appunto iPhone, l'App Store, scarica quest'app, con quest'app può fare delle segnalazioni che vengono gestite poi da un amministratore, che è un tecnico del comune, che praticamente raccoglie l'informazione e la smista. La può smistare, innanzitutto la valida e poi la smista ai vari uffici di competenza. Così da poter far intervenire su quella segnalazione direttamente l'operatore. Quindi praticamente l'operatore che entra ha una lista di segnalazioni, una lista di pianificazioni di intervento. Per esempio qui questo operatore ha 7 interventi in scadenza, sono stati già notificati all'ufficio addetto, quindi se nel caso del manto stradale all'ufficio manutenzione strada, nel caso dell'illuminazione all'ufficio che cura la pubblica illuminazione o alla ditta che fa la manutenzione della pubblica illuminazione e si avvia un iter che prevede la risoluzione di quel problema. Alla fine dell'iter al cittadino che l'ha segnalata arriva una mail perché l'utente è registrato e loggato con la foto dell'intervento eseguito e quindi praticamente è un modo per coinvolgere la cittadinanza nella risoluzione di alcune problematiche e poi nel dimostrare che appunto dell'operato della pubblica amministrazione. Ovviamente l'app consente di mandare
alla pubblica amministrazione di georeferenziare la segnalazione, ovviamente, di vederla in mappa. E quindi praticamente se andiamo a vedere. Allora, adesso in questa fase la stanno testando un gruppo di cittadini, perché prima di rilasciare il servizio l'amministrazione ha voluto verificare appunto le varie funzionalità, se ci sono problemi particolari, eccetera, eccetera. Dal prossimo mese in poi verrà ufficializzata la presenza di questa app e quindi la potrà scaricare chiunque e poi vedremo se la utilizzeranno, insomma. Qui ecco, c'è il layer segnalazioni, adesso magari leviamo qualcosa, se no non riusciamo a capire più niente. Ovviamente il cittadino accederà in fase poi di utilizzo a una mappa semplificata, non, eccola che è questa qua. Quindi ci sono caricate le segnalazioni che ha fatto i cittadini, adesso ne dovrei cercare qualcuna. Quindi questo, diciamo, è l'esempio di Monopoli, che poi tra l'altro sta andando avanti, come dicevo prima, su tutta una serie di tematiche nuove che riguardano appunto l'ufficio lavori pubblici. Oh, rispetto invece a Monserrato, qui il progetto è un progetto completamente diverso, anche se le tecniche utilizzate sono molto simili. Perché era un progetto di sicurezza stradale. Quindi noi abbiamo fatto un rilievo sempre con il mezzo, abbiamo fatto la restituzione di tutta una serie di temi che sono la segnaletica verticale, gli impianti semaforici, guardrail, questo è Monserrato in provincia di Cagliari. La particolarità di questo comune è che è un comune attaccato al comune di Cagliari, è molto piccolo, sono solo 6 km quadrati, però alcune direttrici di rete stradale importantissime dove c'è un flusso di traffico di circa 150.000 veicoli al giorno, perché praticamente questo comune è in mezzo tra Cagliari e il Policlinico di Cagliari e l'Università di Cagliari, quindi praticamente ogni giorno la gente per andare al Policlinico o all'Università attraversa il comune di Monserrato. Qui dicevamo che il progetto è inserito nell'ambito del progetto che si chiama Progetto Oscar, che è un progetto di sicurezza stradale che prevedeva la realizzazione di questo portale. Oscar sta per Osservatorio per la sicurezza dei cittadini automobilisti responsabili. Quindi il progetto prevedeva la realizzazione di un portale finalizzato alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e al miglioramento della situazione della sicurezza stradale. Quindi c'era dentro la parte di portale un EduGame, cioè un gioco dedicato ai ragazzi delle scuole elementari e medie, una web TV e la parte di Catasto Strade e la parte web GIS che poi vedremo, realizzata sempre con l'apporto del veicolo ad alto rendimento. In più c'è una parte di segnalazione relativa a problematiche legate alla sicurezza. Per quanto riguarda per esempio l'EduGame, anche qui c'era la possibilità di registrarsi e di giocare, oltre che a fare un mini corso di educazione stradale e di sicurezza stradale. Qui ci si può registrare, si attiva l'utente e poi si possono fare dei giochini
a seguito della parte, diciamo, formativa, dei giochini che ti permettono di conseguire un punteggio. Ovviamente i giochi sono profilati in base all'età e se si raggiungono i 1500 punti si ottiene il certificato di cittadino responsabile che può essere stampato e personalizzato. E quindi è un modo per avvicinare i bambini al tema della sicurezza stradale, al tema della guida degli autoveicoli, delle biciclette e dei motoveicoli. Più c'è una parte di Web TV che è una vera e propria TV in streaming, quindi da qui il comune può seguire tutta una serie di eventi streaming e può promuovere degli eventi streaming in automatico. In più vengono nella parte di back-end del portale c'è la cattura di tutta una serie di temi relativi alla sicurezza stradale. Quindi il sistema cerca in rete video, foto, contenuti, tutto quello che c'è sul web relativo alla sicurezza stradale. Per esempio ci sono dei video che possono essere visti. Di simulazioni di incidenti causati dall'uso del telefonino mentre si guida, ci sono servizi delle Iene, cioè di tutto quello che gira in rete è catturato da questa web TV e riproposto agli utenti. Vi faccio vedere questo anche se è abbastanza agghiacciante. Non so se l'avete mai visto. Questo progetto, praticamente il comando di polizia municipale del comune di Monserrato vuole appunto sensibilizzare sulla sicurezza stradale, su questi temi che vi dicevo, ha sfruttato un finanziamento del Ministero dei Trasporti, mi pare, e quindi ha realizzato questo progetto. All'interno di questo progetto c'è anche la parte di catasto strade con la nostra parte di WebGIS e qui la particolarità è che, magari mettiamolo a tutto schermo. La particolarità è che ci sono georeferenziati tutti, per esempio, i segnali verticali. Tutte le larghezze delle carreggiate, tutti i tombini, tutti gli ostacoli che stanno sulla carreggiata, tutti gli elementi che influiscono a livello di sicurezza stradale. E quindi con lo strumento del carrello in particolare si può andare a selezionare su un incrocio, vedere tutto ciò che c'è a livello di infrastrutture su quell'incrocio. Quindi l'ufficio di polizia locale lo usa in caso di incidenti, in caso di interventi per fare manutenzione, eccetera, eccetera, come uno strumento vero e proprio di produzione. E anche qui ci sono gli sfondi cartografici. Ma cosa, vabbè, c'è l'ortofoto, in questo caso l'ortofoto, la particolarità è che è un'ortofoto pescata da un UMS della regione Sardegna, perché la regione Sardegna ha un portale cartografico molto molto potente ed aggiornato e quindi non abbiamo caricato i dati, ma li peschiamo direttamente dal portale con un servizio web. Dicevo che la cosa particolare è che ci sono tutti i dati relativi a, per esempio, alla segnaletica verticale e ogni singolo impianto. L'icona riproduce i pannelli che stanno su ogni singolo segnale, quindi sono icone attive che nel caso in cui il segnale viene cambiato si aggiornano automaticamente. Quindi se io vado a fare una info sul mio segnale, mi viene fuori l'informazione dell'evento, il sostegno, che è un sostegno che
sta a 80 metri dall'inizio della strada, è un palo, non è conforme al codice della strada e sta a 200 centimetri dal bordo della strada. Su di esso sono posti questi segnali, che è un segnale di tipo divieto di sosta in alluminio, articolo 120 del codice della strada, divieto di sosta, non è illuminato, è un segnale composito. Vabbè, adesso ho chiuso. E anche tutti gli altri segnali che sono posti su quel sostegno. Quindi c'è un secondo segnale che è da 0,24, un terzo segnale che è rimozione forzata. Il carrello in questo caso, se io vado a fare una selezione con un poligono, mi tira fuori tutte le informazioni relative alla segnaletica. E per ogni segnale posso andare a vedere come è composto il segnale stesso. Posso andare a fare le info. Soprattutto qui ci sono georeferenziati anche tutti gli incidenti stradali, perché noi abbiamo fornito all'amministrazione un sistema che va su iPad, che viene utilizzato dalla Polizia Municipale, con il quale la Polizia Municipale raccoglie i dati dell'incidentalità. I dati dell'incidentalità vengono georeferenziati in automatico dal sistema e vengono posti sull'layer che è l'layer incidenti. Quindi se io attivo l'layer incidenti posso andare a vedere gli incidenti. Adesso qui ci sono degli incidenti in prova perché è una banca dati di test. Togliamo i segnali magari. Eccolo qua. Se faccio una info sugli incidenti, sull'incidente, qui non ci sono dati collegati, vediamolo in alto. Questi sono dati di test, perché adesso l'amministrazione sta usando, ha iniziato lo scorso mese a utilizzare il sistema di acquisizione dati. Quindi qui potrebbe non esserci. No. Comunque, vabbè, il vantaggio di utilizzare questo sistema è che poi con questo plugin il comune può decidere di inviare all'Istat tutti i dati degli incidenti avvenuti dal giorno al giorno in formato Istat standard che l'Istat prende in automatico e pubblica nel suo portale. In quest'ambito qui sono stati fatti anche altri lavori, oltre a quelli del catasto strade, che riguardano per esempio il calcolo del costo sociale dell'incidentalità, che prevede appunto a valle dell'inserimento dei dati sugli incidenti il numero, il costo sociale che appunto dobbiamo sostenere in caso di incidente. Se per esempio c'è un ferito e un morto, il costo sociale calcolato in base ai dati dell'Istat per questo incidente con un ferito e un morto è di 1.468.000 euro. Ovviamente questo sistema, raccogliendo i dati sull'incidentalità del comune, alla fine calcola in automatico anche il costo sociale di un anno di incidenti in quel comune. Altro obiettivo che si era posto il comune era quello di fare un'analisi di alcuni incroci pericolosi all'interno del comune con questo strumento che si chiama oculometro. L'oculometro è un occhiale che praticamente ha due telecamere, una che guarda l'iride e una che guarda la strada. Con questo sistema noi praticamente riusciamo a mappare lo sguardo del guidatore man mano che si avvicina a un incrocio oppure che percorre un tratto di strada. I dati di questo oculometro vanno in un database e quindi siamo in grado di capire se in quell'incrocio gli incidenti sono causati o sono favoriti magari dalla presenza di alcuni ostacoli, ostacoli che invadono la carreggiata oppure un tabellone pubblicitario con una bella ragazza, oppure altri oggetti di altra natura che favoriscono la distrazione del guidatore. In questo caso, per esempio, qui siamo in un incrocio su una rotonda nuova che ha realizzato il comune, dietro c'è un'opera nuova che è la metropolitana aerea che collega Monserrato a Cagliari. Durante il periodo di riprese era una cosa abbastanza nuova per il guidatore, quindi vedete che mano a mano che il guidatore si avvicina all'incrocio, l'occhio va a guardare non chi viene da destra, ma va a guardare qualcosa che non c'entra niente con la strada. E quindi c'è il rischio che poi ogni tanto ci dà uno sguardo, però la sua attenzione è focalizzata lì. E questo è uno strumento che viene utilizzato per fare analisi sull'incidentalità e per migliorare le condizioni
di alcuni tratti stradali. Per esempio, ci sono delle rotonde dove al centro hanno messo fiori, alberi, panchine, chi più ne ha più ne metta, e quelli sono tutti oggetti che coprono la visuale o che magari distolgono l'attenzione e causano incidenti spesso e volentieri. La strada viene percorsa in tutti e due i sensi, viene percorsa di notte e di giorno, viene percorsa una volta come guidatore e una volta come passeggero, proprio per completare l'analisi di quell'incrocio. È stato fatto su più tratti di strada, quelli che sono stati segnalati dal comune. In più c'è la parte di segnalazione, che in questo caso è una cosa molto simile a quella che abbiamo già visto, però è fatta in ambito di sicurezza stradale, quindi si possono segnalare magari cose che riguardano la sicurezza stradale e la circolazione. Io ho terminato. Spero di essere stato chiaro. Se avete delle domande, se avete delle curiosità o cose da chiedere, io sono qua. Grazie.